Neoumile è una sua idea. C'è Miltos e Manetas e Miltos Manetas. Nora e Renault e Nora Renault. E l'unica cosa che veramente fa da un artista il suo status d'artista è di avere un nome unico, è Miltos Manetas, Pablo Picasso. Quando tu ti diffondi in tre persone, diventi massa, diventi umile, che però è neo-umile comunque, perché comunque nel tuo nome c'è la celebrità di te, che comunque sei chi sei, non puoi scappare di questo. Praticamente neo-umile è quanto tu provi di praticare il tuo privilegio nei suoi limiti. Che cosa sono i nostri privilegi? Ci sono tantissimi. Per parlare di me e di questo museo o di qualsiasi museo, il mio privilegio è essere un artista e fare tutto quello che mi pare nel suo spazio. Questo io lo sperimento portando qui la mia macchina, che del resto è neo-umile, anche questa dipinta con gesso, e la parcheggio dentro nel museo. Non perché è un'opera d'arte, ma perché lo posso fare, perché sono artista, ho il privilegio, voglio la macchina vicino. O porto qui la mia figlia che fa casino mentre mi stanno prendendo una intervista. Fa rumore. Questo rumore è il più neo-umile che io potrei mai commissionare da chiunque per questa intervista, perché la interrompe. Giorgio e i suoi amici, quello che sta succedendo qui a Macro, nel mio avviso è veramente umile. Per ragioni che non mi metto qui adesso a discutere. Così che crea il contesto perfetto di sperimentare il neo-umile, che non è per niente umile veramente il neo-umile.